Stefano Posterivo, allenatore Lantec Plebiscito, sta per iniziare la nuova stagione, siete campioni d'Italia, è più un onore, più un onere, visto il campionato che sta per, appunto, per iniziare? Tutte e due, esattamente come hai detto tu, è un onore perché è chiaramente un onore, è una gratificazione incredibile, abbiamo costruito veramente una cosa bellissima, però è un onere perché, come dicevo anche alle ragazze, da oggi in poi questo scudetto che avremo sulla calottina e sul costume bisognerà onorarlo in qualsiasi piscina d'Italia, per qualsiasi partita, che sia facile, che sia difficile, che sia motivante, non motivante, eccetera eccetera, bisognerà assolutamente onorarlo. Presentaci questo campionato, Padova e le altre, quali saranno le avversarie più difficili, più pericolose? Sarà un campionato equilibrato, più o meno come quello dell'anno scorso. Di sicuro il fatto che non ci sia Imperia tra le pretendenti è un po' una novità. Abbiamo fatto 2 anni di sfide molto belle, probabilmente loro giocheranno per un altro obiettivo che sarà quello della salvezza. E le altre sono un po' come l'anno scorso, noi, Messina, Bogliasco, Prato, che comunque si è rinforzato ulteriormente, e via via le altre. Poi sarà un campionato equilibrato, una formula diversa all'anno scorso, dove tutto si giocherà in 3 giorni nelle Final Six, e con una Coppa Italia che sarà un po', almeno per quanto ci riguarda, considerato che sono tante le nazionali, sarà un bel banco di prova per le nostre giovani. Sarà un campionato diverso, ma credo bello come quello dell'anno scorso. Per quanto riguarda Padova, piccoli cambiamenti, però significativi comunque. Ma neanche tanto piccoli, direi. Abbiamo perso Federica Rocco, che è il nostro capitano, e Annalisa Bosello, e da gennaio anche Martina Gottardo, che, guarda caso, casualmente, sono tutte e tre più o meno nei ruoli centrali, e quindi là abbiamo dovuto fare un po' di aggiustamenti, sostituirle. Sul mercato italiano non c'era grande possibilità di prendere atlete di alto livello, e quindi quest'anno abbiamo preferito puntare sul mercato straniero. Arriverà Robinson, una ragazza canadese di grande esperienza, è arrivata Fisco, che è una giovane promettente già nel giro di nazionali giovanili, che dovrà adattarsi chiaramente alla 1, ma è una ragazza che è decisa e sa quel che vuole. Diciamo che quindi abbiamo fatto questi cambi, dalle prime uscite, dal primo periodo comunque sono soddisfatto, secondo me la squadra ha anche metabolizzato bene, e ora vedremo, ora saranno le partite a dirci la verità.